È una tentacola velenosa. Per la barba di Merlino. Le sue foglie sono piuttosto preziose, vero? Sì, ovviamente non mi interessa venderle. Il mio è un interesse accademico. Non che quell'esemplare valga molti galeoni. Ha provato a usare del concime allo sterco di drago? Secondo te potrebbe funzionare? Oh, sì. Sono sicuro di sì. Vogliamo provare, signore? Spettacolare! Utile anche per erbologia. Ma tu non dovresti andare in giro di notte, Harry. A dire il vero, signore, sto andando a trovare Hagrid. Oh, mi dispiace, ma non posso lasciarti girare da solo per il castello. Beh, potrebbe sempre venire con me, signore. Voglio diventare tuo amico. Non vorrei essere indelicato, Hagrid, ma il veleno di acromantula è prezioso. Me ne lasceresti estrarre una o due fiale? E poi vorrei dire due parole per il defunto. Oh, Aragog. Te in cui Voldemort ha ucciso i miei genitori. Oh, ragazzo mio, tua madre... Oh, era fra i miei studenti preferiti in assoluto. Ha sacrificato la vita per me, per tutti noi. Professore, voglio dirle una cosa. Ecco, non giudicarmi male. Non hai idea di come fosse anche allora. Penso che Silente vorrà vedere di potermi sconfiggere. Signore, ce l'ho! Ho il ricordo di Lumacorno! Questa è un'ottima notizia. Sapevo che ce l'avresti fatta. Presto, Harry! Ha fatto Voldemort. È riuscito a creare un Horcrux. Oh sì, c'è riuscito. E non una sola volta. Ne ha creati 7. Ha lacerato in 7 parti la sua anima. Una risiede dentro di lui, le altre 6... Beh, ti sei imbattuto in un Horcrux qui, al tuo secondo anno. Il diario di Tom Riddle. Io ne conosco un altro, ed è questo anello. È così che si è ferito la mano. Ma allora ecco dove andava, in cerca degli Horcrux. Sì, Harry. E io credo, forse, di aver trovato il terzo. Quando arriverà il momento, avrò bisogno del tuo aiuto per distruggerlo.